Hai bisogno di aumentare le risorse che hai scelto per il servizio cloud facendo un upgrade? In questo video ti spiego come farlo, in base al servizio che hai attivato. Vai al tuo pannello di controllo cloud, inserisci il tuo username Aru, la password e clicca Accedi. Per un upgrade, ma anche un downgrade di un cloud server pro, clicca qui in alto sul Computing e poi sul pulsante Gestisci, accanto al server per il quale vuoi modificare le risorse. Nella scheda tecnica che si apre, per prima cosa, se il Cloud Pro è acceso, clicca Spegni server e conferma cliccando Arresta. Ora controlla se è presente uno snapshot, cliccando sul relativo tab. Guarda, in questo caso non l'ho creato, ma se ci fosse, dovresti rimuoverlo. Adesso clicca sul tab Risorse. Puoi scegliere di cambiare la taglia con una delle alternative proposte dal pannello. Ricordati, quando scegli di diminuire il numero di dischi fissi, che i dati in quelli rimossi andranno persi e che non è possibile diminuire la dimensione di un disco fisso successivamente alla creazione del Cloud Pro. Se vuoi, puoi modificare anche i valori indicati nel tab RAM Oriented. Al termine, salva cliccando il pulsante Modifica server. Dovrai confermare nella successiva schermata, dove è possibile selezionare la voce Avvia Cloud Server dopo la modifica, per velocizzare la riaccensione del Cloud Pro dopo le modifiche apportate. Ora ti mostro il procedimento per l'upgrade o il downgrade di un server cloud VPS. È molto simile. Sempre dal menu Computing, seleziona il VPS cliccando il pulsante Gestisci nella sua riga. Se è acceso, clicca Spegni server e conferma cliccando Arresta. Controlla che non sia stato creato uno snapshot con il procedimento che ti ho mostrato poco fa, se c'è rimuovilo e poi clicca su Risorse. Scegli la taglia disponibile in base al servizio che hai attivato e salva cliccando il pulsante Modifica server. In questa schermata di conferma puoi selezionare la voce Avvia Cloud Server dopo la modifica, per velocizzare la riaccensione del cloud dopo le modifiche apportate. Se vuoi fare l'upgrade di un Cloud Object Storage, clicca qui in alto su Storage. Clicca sul pulsante Gestisci accanto all'account che ti interessa. Dentro la scheda tecnica, clicca su Modifica. Nell'area scelta del piano tariffario, seleziona quello che preferisci e ricorda di scegliere una delle opzioni proposte per il comportamento in caso di esaurimento delle risorse. Al termine, clicca Salva modifiche. Il sistema ti chiederà di confermare la modifica Account Object Storage. Ora vediamo l'upgrade di un account cloud backup. Clicca in alto su Backup e poi clicca Gestisci nella riga del backup che ti interessa. Se in precedenza hai scelto l'opzione Eliminare il servizio i dati backup alla fine del periodo pagato, non potrai cambiare piano tariffario prima di aver annullato la cancellazione. Se non ti trovi in questa condizione, come in questo caso, clicca su Modifica e poi nell'area scelta del piano tariffario seleziona quello che preferisci. Ricorda di scegliere una delle opzioni proposte per il comportamento in caso di esaurimento delle risorse. Al termine, clicca Salva modifiche. Il sistema successivamente ti chiederà di confermare la modifica. Infine, ti mostro il caso dell'upgrade del database. Prima di procedere, ti ricordo che il servizio Cloud DBaaS as a Service non permette di effettuare un downgrade delle risorse configurate in fase di creazione. Come per gli altri servizi, clicca in alto sul Database e poi sul pulsante Gestisci nella riga del DB che ti interessa. Si apre la scheda tecnica. Al suo interno, clicca Modifica. Se hai scelto un Cloud DB as a Service con risorse condivise, come nel caso che ti mostro, puoi aumentare esclusivamente la capacità dello storage. In caso di risorse dedicate, puoi scegliere le risorse da utilizzare. In entrambi i casi, puoi cambiare i valori tramite i tasti più e meno. Anche per questo servizio, devi scegliere il comportamento al superamento delle quote previste dal piano. Clicca infine sul pulsante Salva modifiche e conferma l'operazione nella modale che si aprirà.